Italiani, benvenuti in questo nuovo video di Aeronerd 96. Come sempre vi invito a iscrivervi qui sul mio canale YouTube, sul mio canale TikTok e sul mio canale Instagram. Sempre presente Interclub Santa Maria, presente Interclub Santa Maria Capo Vetere. Se volete la potete acquistare appunto al nostro Interclub. Vi aspettiamo tanto a Santa Maria per sostenere la nostra Inter. Dunque, veniamo alle notizie che riguardano il mondo Marvel, perché ieri al San Diego Comic Con, che si sta tenendo in America, sono giunte, secondo me, delle voci, anzi delle ufficialità molto molto importanti. Innanzitutto sono state svelate le nuove carte Marvel Rivals, sia, come vi stavo dicendo, sia su Spider-Man sia su un set dove ci sono quattro carte per ogni personaggio. Quindi abbiamo la wave di Iron Man, la wave di Black Panther, la wave di Capitan America e la wave appunto del Doctor Strange, e devo dire che sono veramente incredibili. Ma veniamo dunque alle notizie che riguardano a noi fan del Marvel Cinematic Universe. Sapete che l'anno prossimo è un anno ricco di cinema, infatti proprio nel 2025 il 5 marzo sarà rilasciata su Disney Plus la serie di Daredevil Born Again. Naturalmente non è stata solamente rivelata la data, ma erano presenti sul palco anche Vincent D'Onofrio nei panni di Kingpin e Matt Murdock nei panni appunto del nostro Daredevil di Hell Kitchen. Devo dire che Kevin Feige ha parlato che in questa serie ci saranno tantissime novità. Questa serie servirà per allargare il roster dei personaggi urbani, e io sono convinto che all'interno della stagione, che avrà 18 episodi, devo dire, cioè la prima ne avrà 9, la seconda è già stata lavorazione, per un totale di 18 episodi. E devo dire che sono molto contento, perché Daredevil, che abbiamo visto in She-Hulk, mi è piaciuto, però lo vorrei riadattato un po' come la serie di Netflix, perché dovete sapere che le serie che trovate su Netflix erano, prima che ora sono passate su Disney Plus, non erano canoniche. Poi, dopo gli ultimi serie tipo Occhio di Falco, ecco, sono diventate canoniche, e quindi hanno potuto trasportare anche il Kingpin di Vincent D'Onofrio e il nostro Daredevil nell'MCU. Quindi la stagione inizierà il 5 marzo, ed inoltre, quindi 2025, quindi l'anno prossimo. Ed inoltre, cosa parlerà di questa, cioè cosa sarà secondo me adattata, ed è stato quasi ufficializzato, perché la serie prenderà spunto da Old Man Daredevil, ovvero questa versione, diciamo un po' come Old Man Wolverine, ovvero dove Daredevil è già da anni che lavora, diciamo, sotto forma sia di avvocato ma anche sotto forma di giustiziere, e quindi deve, diciamo, sconfiggere Kingpin, che sta per diventare sindaco di New York, come vedevamo sia in Echo sia in Occhio di Falco. E sono convinto che Kingpin, sicuramente non in Spider-Man 4, ma più là, sicuramente avrà anche una storyline con il nostro Tom Holland. Devo dire che Daredevil, io questa serie mi aspetto veramente tanto, perché al D23 quest'anno, ovvero quest'anno, in estate, è anche stata, diciamo, sono state annunciate tantissime cose al D23, e tra l'altro è trapelato anche il trailer ufficiale, il primo trailer ufficiale di Daredevil, solo che non è giunto. E devo dire che, se voi andate a cercare su internet, ci sta, perché appunto non era, diciamo, non è stato pubblicato da Disney, ma comunque trapelato. E devo dire che di questa serie sono veramente fomentato, perché le ambientazioni sono come nella serie che abbiamo visto con Netflix. Un Vincent D'Onofrio totalmente, diciamo, riscritto, perché ragazzi, il Vincent D'Onofrio che abbiamo visto nelle serie Marvel finora non è colui che abbiamo visto nella serie di Netflix. E qui in Daredevil Born Again, secondo me, sarà sì un nuovo riadattamento del diavolo di Hell Kitchen di Daredevil, ma sicuramente avrà qualcosa, un continuo alla vecchia stagione di Netflix. Inoltre,
Devo dire che qui dal trailer trapelato si possono vedere tantissime cose, si può vedere White Tiger, la tigre bianca, poi si possono vedere, c'è una parte di trailer dove Vincent D'Onofrio e Daredevil sembrano essere quasi compagni perché in questa serie apparirà anche il villain come Mus, Mus che sarebbe questo serial killer che metterà, diciamo che si metterà contro sia Gimby che Daredevil, quindi va a finire che nella prima stagione loro potranno fare un vero team up per poi dopo affrontarsi casomai negli episodi successivi. Naturalmente da questa serie mi aspetto tanto perché secondo me è una serie dove loro, essendo una serie che avrà molti episodi, possono secondo me scrivere tanto e non come stanno facendo con Agatha Long e altri progetti. Inoltre in questa serie di Daredevil Born Again dovrebbe ritornare The Punisher, il punitore di Frank Castle che avevamo visto sempre nelle serie non canoniche e poi diventate canoniche, quindi anche qui secondo me i Defenders pian piano saranno inseriti perché Punisher c'è, Jessica Jones non si sa se farà parte del cast della serie. Non abbiamo ancora certezze, ma sicuramente se c'è Punisher, sicuramente c'è Jessica Jones, ci sarà Luke Cage, addirittura nella serie animata, se non erro, di Agents of Wakanda, addirittura apparirà Iron Fist, quindi per dirvi che è Luke Cage, quindi i Defenders ci siamo quasi, siamo lì. Ed inoltre, che altro dire, della serie ne hanno parlato tutti bene, gli attori sono contenti, anche gli sceneggiatori, anche i showrunner, quindi devo dire che io di Daredevil Born Again veramente mi aspetto tanto. Devo dire che la serie di Netflix non sono. Quindi vi stavo dicendo che comunque a me la serie di Netflix mi era piaciuta, però vi devo dire la verità dopo un poco perché erano tanti episodi. Sapete che a me quando gli episodi sono tanti non mi piace e mi scoccia, quindi diciamo che ad un certo punto l'ho mollata. Però siccome questo è un soft reboot del tutto l'universo urbano, sono molto curioso di andare a vedere come loro andranno ad adattare questo Daredevil. Naturalmente se prendo il Daredevil che ho visto in She-Hulk, il costume non mi aveva fatto entusiasmato, mentre qui sempre praticamente in America al San Diego Comic Con sono stati anche presentati i costumi ufficiali sia di Daredevil e sia di Kingpin e devo dire che mi sono veramente piaciuti tanto e non vedo l'ora di vederli appunto nella serie. Naturalmente vi ripeto, mi auguro che questa sia la prima serie matura dell'MCU perché finora sì, va bene il fatto che Agatha mi sta piacendo, che ha secondo me dei punti a suo favore, però io personaggi come Daredevil li voglio vedere scritti bene, personaggi come Vincent D'Onofrio li voglio vedere naturalmente, non dire, cioè nel senso non come uguale alle versioni cinematografiche appunto di Netflix, ma sicuramente delle versioni un po' più mature perché il Vincent, per esempio, D'Onofrio di Occhio di Falco e di Ego, sinceramente non l'ho capito. Se in Occhio di Falco aveva delle caratteristiche che potevano essere uguali alla stagione di Netflix, poi è stato tutto mandato all'aria con Ego, perché Ego veramente serie assurda, serie che non ho visto l'esigenza e sono convinto che il personaggio di Ego, secondo me, ritornerà anche lei, Daredevil. Detto ciò, parliamo anche di quali possibili cameo ci potrebbero essere in questo Daredevil Born Again. Beh, sicuramente io ci vedo bene Shulk, anche perché se voi ci pensate, Shulk è un avvocato, Daredevil è un avvocato, quindi quale occasione di meglio per non inserirci anche la variante di appunto Matt Murdock come Shulk. Poi vi ripeto, altri personaggi dell'MCU, penso Wong, non penso ai classici Avengers perché non ce li vede bene, ma sicuramente se proprio devo dire quale personaggio dei Vendicatori storici, sicuramente ci metterei Occhio di Falco, anche perché Occhio di Falco l'abbiamo anche visto con diciamo la sua serie e comunque in qualche senso comunque si aggira per New York, quindi comunque Daredevil è un personaggio urbano, quindi i due in qualche esperienza si potrebbero aiutare. Spider-Man sinceramente non lo so, però prima era certo che Daredevil ci fosse, però dopo il fatto che
Spider-Man 4 sia stato, è un film più, diciamo, buttato sul multiverso, quindi che vada ad esplorare il multiverso, non penso che arrivato a questo punto la Marvel si gioca la carta di far incontrare Spider-Man e Daredevil. Secondo me un crossover tra questi due personaggi arriverà dopo Secret Wars, perché sono convinto che dopo Secret Wars, ma se non in Secret Wars, Daredevil farà anche squadra con appunto Spider-Man. Vi ripeto, questa del 2025 è la prima serie che avremo, perché l'anno, cioè perché l'anno prossimo, l'anno che arriverà, ci sono veramente, secondo me, la rinascita, perché c'è Cap, c'è Daredevil, ci sono i Fantastici 4, quindi prodotti che io mi aspetto tanta tanta maturità da parte del Marvel Cinematic Universe. Voglio vedere dei personaggi scritti decentemente, dei personaggi scritti con molta più soddisfazione e con dei personaggi che hanno veramente un senso logico. E considerando che questa serie avrà più stagioni, mi auguro che gli showrunner, gli sceneggiatori, gli scrittori si prendano più tempo, perché ne abbiamo bisogno. Ne hanno bisogno i personaggi dell'MCU, ne abbiamo bisogno noi fan, perché le ultime serie sono veramente, non dico orribili, perché non mi sento di dire che sono orribili, ma sicuramente difettano tanto, difettano in ordine, cioè difettano il fatto che i showrunner non si sono parlati, i personaggi sono scritti male, non hanno significato e le storie molte volte si perdono, specialmente le prime serie. Agatha, bene o male, diciamo che qualcosa di positivo ha. Però veramente Marvel con Daredevil Born Again voglio vedere un prodotto finito. E già il fatto che i costumi sono stati presentati e mi piacciono, gli attori sostanzialmente sono quelli, mi auguro che appunto esca un buon prodotto e che finalmente il Marvel Cinematic Universe ritorni come un tempo, perché ne abbiamo tutti quanti bisogno. Ragazzi, fatemi sapere se questa novità vi è piaciuta, commentate. Scrivete, ci vediamo tra poco in live, perché stamattina mi sono comprato un arte blister di One Piece. Lo andremo ad aprire e vedremo quale carte si nascondono all'interno. Ciao, buona serata, buona giornata e sempre forza Inter.